Sono stati 10 minuti di paura, quelli vissuti dai dipendenti e dai 4 clienti presenti all'interno della BCC di Lucrezia di Cartoceto. 2 uomini con il volto travisato da una sciarpa, occhiali da sole e un cappuccio si sono introdotti intorno alle ore 13 nella filiale di Via della Repubblica. Mentre uno di loro, il più giovane, che parlava con un accento del sud, è rimasto nell'atrio, il complice, sui 50 anni, ha prima fatto finta di osservare dei fogli che teneva in mano, poi ha scavalcato il bancone e ha chiesto ai dipendenti di consegnare il denaro contante presente nelle casse, circa 10.000 euro. I testimoni riferiscono di aver visto un lungo coltello in mano ai rapinatori, ma né le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ora lo confermano, né il metal detector presente nella bussola all'entrata lo ha rilevato. Dopo la rapina, i due si sono dati alla fuga, dileguandosi a piedi verso la strada nazionale Flaminia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fano e Saltara, insieme al reparto investigazioni scientifiche.